Buonasera e benvenuti all'incontro di oggi. Che condizioni abbiamo stasera? Ottime, direi. Temperatura gradevole, niente nuvole, solo una leggera brezza che, anzi, siamo certi, i giocatori in campo apprezzeranno. Insomma, davvero una splendida serata. Un clima perfetto per giocare a calcio. Clima che si riflette anche sull'atmosfera sulle tribune. I tifosi festanti e gioiosi, infatti, sono arrivati in massa. Questo è un complesso sportivo che non passa certo inosservato. Giocare tra queste mura è un sogno per ogni professionista. Scenderanno oggi in campo col più classico dei 4-4-2. È un sistema che funziona alla perfezione con quattro esterni che devono essere dinamici. L'allenatore avrà lavorato soprattutto sulle due linee di difesa e centrocampo che non devono allontanarsi troppo tra di loro. In questo modo possono fare pressing o attendere l'avversario chiudendosi in difesa. Tutto dipenderà da come l'allenatore ha preparato la partita. Ora si fa sul serio, si parte. Queste due squadre si incontrano per la seconda volta quest'anno. Il match di oggi è decisivo ai fini della classifica. I padroni di casa devono evitare una sconfitta per rimanere in vetta. E Koba. Seedorf. La Roma è semplicemente impressionante fuori casa. 5 vittorie nelle ultime 5 partite. E oggi ci proverà ancora. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Ha provato l'azione individuale, senza successo però. Troppi giocatori in area, non c'era abbastanza spazio per tirare. Totti! Ha messo alla prova il portiere. Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava, Fabio. Javier Zanetti. Arriva nella tre quarti avversaria e passa. Si fa largo con grande determinazione. Totti. Scodella in avanti. Scatta verso il pallone. Sulla fascia è libero. Cafu. La gioca in po' di testa. Buca la rete. E nonostante la pressione della difesa non ha perso la calma e ha messo la palla in rete. Ha preso benissimo posizione ed è sgusciato via. La conclusione non è stata che il lieto fine di un'ottima preparazione. Primo acuto della gara, già nei minuti iniziali. E Koba. Cafu. È la cosa logica da fare a questo punto della partita, dare un giro di vite in fase di contenimento e limitare i danni. Passaggio sulla destra. Seedorf, di forza. Lungo passaggio in avanti. Pallone lungo, in verticale. La gioca sulla destra.
va al cross, lo mette fuori. Emerson riceve un pallone interessante, intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. Javier Zanetti, buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve. Cerca lo spunto, può tentare la conclusione. Ecco il pareggio. Preparazione perfetta, conclusione perfetta. Si ricomincia da una situazione di parità. L'esito di questa gara secondo me sarà in bilico fino alla fine. A nessuna delle due formazioni manca il talento e la qualità per vincere. Decide di sfruttare la fascia. La mette al centro. Bell'intervento del portiere. Seedorf. Totti. Ci è andato molto vicino e però non ha trovato la porta. È uno che non si fa mai pregare quando si tratta di tirare in porta. Se c'è spazio a sufficienza, però fa bene a provarci. Libera al momento giusto. Momento un po' confuso della gara, le due squadre non riescono a costruire. Ottima giocata. Bella apertura. Riceve la palla. Ecco il tiro! Piuttosto sfortunato qui però, il pallone è uscito di nulla. Ha provato ma niente di fatto, non si darà per vinto Fabio, ci riproverà. Simic. Javier Zanetti ha spazio per affondare. Cross verso e va. Ottimo salvataggio. Palla allontanata senza troppi complimenti. Totti. Primo tempo davvero interessante, tutte e due le squadre si sono date molto da fare. Le squadre vanno a riposo sul punteggio di 1-1, uno scontro ancora aperto. Speriamo ci regali altre emozioni. Spero che il secondo tempo sia bello come il primo. Calcio spumeggiante, calcio champagne e azione e ripetizione su entrambi i fronti. Un incontro per niente noioso, anzi direi molto competitivo. Si entra negli spogliatoi con due gol a referto, 1-1. L'arbitro ha già fischiato l'inizio di questa seconda parte. Samuel, cambio di fronte. Riceve un buon pallone dall'altra parte del campo. Continua ad andare, palla a piede. La butta in mezzo. Salta e colpisce il palo! Palla che supera la linea laterale, sarà rimessa. Seedorf. Recoba. Seedorf. Cerca il numero. Era lanciato in porta ma la difesa ha chiuso bene. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Palla riconquistata immediatamente.
Javier Zanetti, autore di un assist oggi. Attenzioni indesiderate e marcatura uomo, vita dura per i fuoriclasse offensivi. In ogni partita c'è sempre uno a cui non devi concedere né spazio né tempo quando ha la palla. Marcarlo a uomo è uno dei modi per farlo. Allontana il pericolo. Cafu. È occasione persa questa, sbagliato l'ultimo passaggio. L'intenzione era molto buona, l'esecuzione un po' meno. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Si avvicina qui, cercherà il tiro. Ed eccolo il gol! Ecco il gol! Una grande partita oggi. Una conclusione assolutamente imparabile. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. E con questo segna una doppietta. Davvero una grande partita. Sono in vantaggio di un gol. Seedorf. E questo tentativo d'azione non va a buon fine. Gli avversari hanno fatto buona guardia e forse è mancata anche un po' di inventiva nei passaggi. La mette in mezzo. C'è il colpo di testa. La palla va sul palo. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Coba. E ora deve compiere. Grande occasione, ma palo. La butta in mezzo. Altra occasione. Buffa l'esterno di Pulsore. Il pareggio era nell'aria. Grande colpo di testa, rapido, preciso. Ha colpito bene, con perfetta coordinazione. Gran colpo di testa. La partita riprenderà dopo le modifiche alla formazione, già annunciate peraltro il quarto uomo. In effetti non ne aveva più. L'allenatore ha fatto bene a farlo uscire dal campo. Hanno ritrovato la parità. Si sono fatti cogliere in un momento di distrazione. Stavano ancora festeggiando e ora si trovano a dover ricominciare da capo. Grande intensità anche in questi minuti. Non è detto che finirà così. Prova la giocata di Fino. Stanno facendo di tutto per vincerla. Secondo me attaccheranno fino allo scadere. Ecco l'arbitro che ha dato il vantaggio, ma adesso dà anche il giallo. L'estremo difensore la calcia lunga. C'è fallo.
Seedorf cercherà di sfruttare al meglio questa occasione. Qui mi sembra un po' lontano, forse farebbe meglio a cercare qualcuno in area di rigore. Ricoba! Spazza il più lontano possibile. 5 giri di lancette al triplice fischio. La mette in avanti. Ricoba! Sì, entrata! Un gol che parla da solo! Era difficile fare meglio, un tiro perfetto. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta. La sentiva. Ha colpito di puro istinto, trovando l'angolo giusto. Un finale di partita pazzesco, può succedere davvero di tutto. Cafu fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Occhio al tiro! Buono lo stop e il tiro di prima intenzione, purtroppo non ha trovato il gol. È in grado di imprimere grande potenza al pallone anche senza rincorsa. Certo, la difesa gli ha concesso troppo spazio. Beh, direi che adesso è il recupero del recupero. Qualche istante sarà tutto finito. Intervento scorretto che non sfugge certo al direttore di gara. Beh, qui gli è andata bene, eh? Poteva essere punito con il cartellino. Soltanto un richiamo verbale, questa è solo fortuna. Riesce a spezzare l'azione ed è arrivato il segnale di chiusura della gara da parte dell'arbitro. Hanno dimostrato grande maturità oggi. Non è facile ribaltare una partita che si mette male. Una gara dai risvolti drammatici, decisa solo nel recupero. Hanno trovato le risorse per vincere quando la gara sembrava avviata ormai al pareggio. Bisogna dare atto al loro coraggio. Adesso possono festeggiare. Siamo ai titoli di coda. Grazie Luca per il tuo prezioso contributo. Grazie a te.